Buongiorno a tutti e benvenuti in questa prima parte di due video con l'ultimo personaggio, meglio dire gli ultimi personaggi, perché sono tutte le tartarughe ninja, perché come vedete qua, andando a cambiare l'arma al personaggio delle tartarughe ninja, cambia il membro. Quindi oggi ci vedremo la partita di due dei quattro e domani ci vedremo un'altra, poi ci sarà multiverso e la lotta del destino. Oggi si comincia con quello che credo abbia la bandana rossa, quindi Raffaello. Cosa sarebbe la Justice League? Qui ho radici profonde. Dimostralo, idiota. Avvio. Pausa! Perché mi sei avvicinato così? Allora, una cosa che dobbiamo vedere adesso, se cambiano anche le varie combo tra varianti dei personaggi, perché comunque queste sì sono varianti, cambia l'arma, ma cambia anche, cioè, cambia anche il guerriero. Quindi questo sembrerebbe uguale. Poi vabbè, dobbiamo guardare dopo, quindi adesso facciamo questo qua. Questo, così almeno non devo star lì 30 anni. Anzi, formaggio svizzero mitico, e mi sa che mo ho finito questo. Voilà, chi è? Ma vediamo un po' di combo basi, anche perché devo ammettere che è da tantissimo che non gioco qua ad Ingiustizia. Però io anche vado contro questo che c'ha le doppie cose. Formaggio svizzero è questa? Attenzione, no, mi sa di no. Pam! Può essere! Aia! E che botta! Stia calmo! Va là! Mamma mia! Non batteresti neanche un Mauser! Ah! Mangio tutta la pizza! Anche perché ovviamente credo che leggermente le combo cambino, per il semplice fatto che le varie tartarughe ninja hanno una... Aia! Hanno delle armi differenti. Quindi adesso vediamo qua la presa. Se ce la facciamo a farla, se abbiamo tempo, voilà! Grazie mille, Donatello! Chi cacchio si ricorda i nomi? Poi bisogna anche vedere se cambia qua la mossa. Ah no, entrano tutti. Tocca a me! Mamma mia, che botte! Che incredibili botte! Aia! Abilità! Voilà! Vittoria di Raffaello. Benone. Salamino. Beh, perlomeno come certi altri non ha ammazzato telecamera, quindi ci sono soldi che vengono risparmiati. Ho già inquadrato questo combattimento. Oh, d'accordo, sentiamo. Che ne dici se ti mostro il mio lavoro? Avvio! Ah però, quindi mostriamo anche i lavori. Ah, queste sembrerebbero uguali, vediamo un po' qua. E infatti cambiano. Perché qua non c'è formaggio svizzero, c'è Bossa Nova, Groia Guscio Uncestava, e mi sa che cambiano. Ah, questa qua, proviamo a vedere se questa è anche differente. Buon appetito. Questa non me la ricordo, come non mi ricordo questa, non mi ricordo questa. Voilà, chi è? Allora, formaggio svizzero era così, e infatti cambia la tipologia di attacco, perché prima aveva quei cosi là, i spingiutsu lì, e invece adesso c'ha il bastone. Quindi vediamo l'abilità, che butta una mina a scarica elettrica, perfetto. Invece quello di prima, se mi sbaglio, faceva un attacco proprio con i coltellacci, molto bene. Allora, è molto bello come personaggio, soprattutto per questa cosa, che volendo o non volendo sono quattro personaggi in uno. Anche se poi, vediamo qua la mossa, se è diversa, e infatti è diversa pure la mossa, perfetto. Quindi vi dico subito che domani ci saranno gli altri due personaggini. E vai!
E poi ci sarà il multiverso! Kawabanga! Boom! Ok, qua l'inizio diverso. Poi c'è il cambio, perfetto. Quindi con la mossa super speciale cambia solo l'inizio, poi vagamente, ovviamente quello che sta lottando adesso prende il posto di quello che non lotta. Molto bello, molto molto bello come personaggio. Aia! La farsa è finita! Secondo i miei calcoli stai sbagliando. E invece no, non sta sbagliando proprio, perché fa 2 contro 1. Aia, che male il dolore di quelli potenti. Aia! Vedete, poi ripeto da tantissimo che non sto giocando qua al buon Ingiustizia, quindi ci devo ancora prendere la mano manina. Aia, me l'ha presa lui la manina. Gaglioffo, e siamo 1-1 negli scontri odierni. Ah, che male. Vittoria di Joker. Sono regredito dentro il mio guscio. E niente ragazzi, spero che questo primo video vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con gli altri due personaggi delle Tartarughe Ninja con le loro varianti. Poi ci sarà il multiverso. E ditemi, semmai, già da oggi, chi devo prendere per la scalata multiverso e chi devo prendere per la lotta del destino di variante delle Tartarughe Ninja.